ciao a lui. Sinceramente non so più di che cosa parlare. Questo dopo, soprattutto, dopo la lettura dei Vangeli di Tommaso. In quella lettura c'è tutto. Premettendo che quella lettura sono dei resti che sono stati ritrovati, ma gran parte è stata distrutta, persa. Pensate un po' che meraviglia erano quei detti, quelli mancanti. Io credo che quelli mancanti tocca a noi riscoprirli dentro noi stessi. Dopo la lettura del Vangelo di Tommaso, non, a livello spirituale non c'è nient'altro da dire. C'è poco da dire. E ripeto, stiamo parlando di una parte che sono riusciti a salvare. Gran parte è stata persa, bruciata, distrutta, strappata. Il problema è che c'è troppa ignoranza. In qualsiasi campo. Ignoranza significa che ignori, quindi non sei a conoscenza. La cosa più importante è, si lascia da parte. Noi stessi. Non abbiamo un'autoconoscenza di noi stessi. E quindi si va avanti con una ignoranza funzionale che a lungo andare è nauseante. È nauseante. Del resto, anche se vuoi metterti a disposizione degli altri, devono essere gli altri a essere disposti a voler essere aiutati. Problema di fondo? Pesante. È che le persone non sono disposte ad ascoltare, non ascoltano. Non ascoltano. Hanno difficoltà perché nelle loro menti c'è il caos. C'è il caos. Non c'è il silenzio. Come fai ad ascoltare se nella tua mente hai caos? Come fai ad ascoltare se mentre uno ti parla tu pensi al pranzo o pensi alla rata del mutuo o pensi ad altro? Come fai ad ascoltare un messaggio? Come fa quell'informazione a entrare dentro di te per poi formarti? Il problema oggi principale è uno, non si dà ascolto. L'informazione non entra in te, perché se quell'informazione entrasse, allora lì comincia la formazione. Mi ricordo questo passo che ho letto nel Vangelo di Tommaso e dove io ho fatto un piccolo accenno. Quando venne Yeshua, il Cristo, trovò la popolazione, la gente ubriaca. Ubriaca significa non cosciente. Non aveva coscienza di sé, era proprio ubriaca. Quindi ha dovuto aspettare che la sbornia passasse per poi cercare di instillare semi di luce. Oggi, se Yeshua tornasse, non troverebbe più la gente ubriaca, ma troverebbe gente morta. Quindi dovrebbe fare risorgere tutte queste anime che credono di essere vive, ma sono morte. Ripeto, dopo la lettura del Vangelo di Tommaso ho questo periodo di stasi, devo metabolizzare anche io. Non credete che io sia migliore di qualcun altro o di voi che state ascoltando. Sono certamente migliore, questo senza ombra di dubbio, rispetto a me stesso, perché sto effettuando ancora questo percorso di introspezione per cercare di giungere alla luce
che sono, alla luce che siamo. Quando invece c'è questo rigetto di cercare di trovare la luce che siamo, perché noi siamo luce, c'è poco da fare. Anzi, non c'è niente da fare. Yeshua parlava attraverso parabole nel tentativo di cercare di invogliare qualche ubriaco che avesse passato la sbornia. Però nel Vangelo di Tommaso parla così, in modo diretto, ai discepoli e non lo comprendevano. Quello è il linguaggio per far comprendere. Quindi, in base al livello di consapevolezza, di profondità interiore, possiamo comprendere o meno un passo. E non deve essere qualcun altro a spiegarvelo. Dovete essere voi a comprenderlo. A comprenderlo e poi ve lo spiegate da voi. Naturalmente, tutto è rapportato al livello di consapevolezza interiore, di profondità interiore, di quanto si è disposti a dirigersi verso la luce che siamo. Davvero ho questo periodo ora di stasi, mi devo ancora riprendere, perché cosa potrei aggiungere alla lettura del Vangelo di Tommaso? Potrei estrapolare sempre dal mio interiore qualcosa che manca nel Vangelo di Tommaso, ossia tutti quei detti che sono stati distrutti. E questo lo si può fare soltanto non leggendo o dipendendo da un commento, no, soltanto da dentro di noi. Come ho fatto in tutti questi anni, dove ho estrapolato dal mio interiore messaggi, consigli, e mi limito a essere un'anima che mette a disposizione, senza pretese. L'ignoranza funzionale è in ogni campo. Se cerchi in un qualche modo di aiutare una persona a dire: guarda che, esempio, la situazione odierna, economica, finanziaria, si sta avvertendo verso quella direzione, noi possiamo fare ben poco per fermarla. Si è visto con l'euro, quando siamo passati, ad esempio, dalla lira all'euro. L'abbiamo accettato, punto. Come si accetterà il prossimo? Ma il prossimo passo è essere ingabbiati ancor di più, dipendere. Quando cerchi di dare questa tipologia di informazione, la gente non ascolta, per come ho detto ad inizio video, non prende in considerazione, non si forma. Ma voi credete davvero che per far crescere un albero e i suoi frutti si faccia nel giro di una notte? Ecco a cosa serve la formazione: a piantare il seme e curarlo per farlo crescere albero e dare i frutti. Quando ci si vedrà costretti, non si avrà tempo. Questo per far comprendere che qualsiasi informazione, ma io dico quella finanziaria, perché noi viviamo in questo mondo materiale e dobbiamo servircene, ma tutto fa capo al denaro. E come ho detto nell'ultimo video che feci qui nel parco, rimarcando il passaggio, non puoi servire, non puoi amare Dio Mammona e Dio. Si parla di amore, non di usare, perché tutti lo usiamo. Anche chi non ama il denaro lo usa. E quindi che cosa significa? È meglio averne poco o averne un po' di più? È meglio dipendere da un sistema centralizzato che ti imporrà qualsiasi cosa, tipo: se non avrai questo,
ti possono chiudere il conto oppure essere indipendenti. L'ignoranza funzionale è tutta mirata a una involuzione dell'essere umano. L'ho ribadito più volte, tutto, e dico tutto qui su questo piano, è una lotta spirituale. Se l'essere umano si evolve, se il suo spirito si manifesta, non è più controllabile, non è più governabile. Ripeto, questo parco mi è testimone per quanti video di carattere spirituale ho fatto. Sempre era una preparazione per il fatto del seme, bisogna piantare il seme, far crescere l'albero per raccogliere i frutti. Non puoi avere i frutti nell'arco di una notte. No, non hai il tempo di elaborare, di far crescere. Ecco a cosa serve piantare il seme. Perché si pianta il seme dei mesi prima, se non anni, per far crescere l'albero o la pianta? Perché non si pianta la pianta in pieno raccolto? Perché non avrebbe il tempo di maturazione, cambierebbero le stagioni. Quindi qualsiasi cosa ha bisogno di tempo. Cioè, se si comprendesse che qui in questo piano vige spazio e tempo, e il tempo necessita di tempo, la maturazione. Vi ho detto un sacco di volte, la vera maturazione è la maturazione del cuore, il principio di abbondanza. Che cos'è il principio di abbondanza? E meno male che non sapevo cosa dire, vedete? Vedete lo spirito cosa ti fa dire? Sempre consigli, messaggi, informazioni per il bene degli altri. L'umanità non vuole essere amata, vuole essere disprezzata. Perché quando si dice ama te stesso è amare lo spirito che sei, quella parte spirituale che Dio ha immesso in noi. Quello significa amare te stesso, non la persona, perché poi si parlerebbe di narcisismo, di ego. No, ama te stesso, quella parte spirituale, lo spirito che sei, per poi amare gli altri. Ma se non trovi lo spirito dentro di te, non potrai mai amare lo spirito che è nascosto, che è celato o che ancora non è stato trovato negli altri, e cerchi in qualsiasi salsa, in qualsiasi modo, di farlo trovare. Perché è una beatitudine indescrivibile, maggiore di mille gioie terrene e materiali. Perché quelle poi svaniscono, restano qui, ma è lo spirito che va avanti. Ed ecco Vangelo di Tommaso: quando lo spirito si forma dalla carne è una cosa meravigliosa, ma quando lo spirito nasce dalla carne è la meraviglia delle meraviglie. Quando l'ego, dall'ego, la carne, il corpo umano, il contenitore, nasce, si sviluppa, il tempio che parlava San Paolo, il tempio del nostro spirito, è la meraviglia delle meraviglie. Ed è lo spirito che poi plasma la materia, non viceversa. Sono informazioni che cerco di darvi da anni. Siamo qui di passaggio. Ma questa passeggiata dobbiamo farla nel migliore dei modi, in modo gioioso e non in modo sofferente. La sofferenza è una creazione dell'uomo per farti vibrare frequenze basse, diciamo sempre gli stessi concetti. Io quanto vorrei che queste informazioni entrassero in ogni vostra cellula. Non c'è altro modo di spiegare. Queste sono... Io cerco di usare le parabole come usava il Cristo le parabole.
Perché? Perché la moltitudine, la maggior parte, non vuole affrontare un percorso di consapevolezza, o non può, o, no, o non ha la maturazione. Però si cerca sempre di seminare, butta i semi e vai avanti. Qualcuno andrà nel rovo e non prenderà, altri verranno beccati dagli uccelli, ma altri germoglieranno. E sono quelle anime che hanno veramente voglia, volontà, necessità, proprio esigenza di trovare il Padre. E quel seme può farvi trovare il Padre. Quel seme è la quercia, la quercia è il seme, il frutto è il seme, è tutto. Nel seme è contenuto tutto. È quell'informazione che bisogna che si formi e poi cresca. La quercia interiore. Poi si diventa ripetitivi. Non è un anno che sto facendo video, sono 15 anni. Vai a ripetere concetti. Volete che io ripeta concetti? Va bene. Non mi costa nulla. Però dopo aver letto il Vangelo di Tommaso, davvero, dobbiamo metabolizzare, dobbiamo anche io. Non aggiungo altro per oggi. Ciao, Agliu, alla prossima.